Offanengo supera il quinto set la Dea Hesperia Cremona. Siamo con il nostro vice allenatore Emanuele Zanoni. Al termine di questo incontro ci siamo dati molto vicino, ma Offanengo è riuscito a strappare due punti. Come l'hai vista dal campo, Manu? È stata una partita molto difficile, siamo partiti malissimo e poi siamo riusciti a recuperarla. Purtroppo non riusciamo a trasformare quello che poi riusciamo a correggere durante la partita, perché è successo un po' come è successo con Albese e con Montale, dove abbiamo avuto dei match point e non li abbiamo messi giù. Però complimenti anche a Offanengo perché ha fatto un'ottima partita. Abbiamo mosso la classifica, ecco, guardiamo il positivo. Sono abituato a guardare il bicchiere mezzo pieno e abbiamo fatto un punto, che era un po' che non facevamo punti. Quindi abbiamo mosso la classifica, dai, adesso col nuovo anno dobbiamo per forza ritornare a fare punti. Sicuramente poi ci sarà occasione col nuovo anno, col Club Italia, la prima in casa al Palaradi. Sì, assolutamente, giochiamo in casa. Abbiamo saputo che oggi comunque il Club Italia è andato a vincere, ha fatto tre punti e quindi non sarà semplice, perché in questo campionato abbiamo visto che non è niente, nessuno molla niente. Quindi dai, vediamo cosa succede. Grazie Manu. Grazie a voi. Offanengo supera al quinto set la Dea Hesperia Cremona. Eccoci con l'attaccante Francesca Trevisan. Complimenti innanzitutto per la vittoria di oggi. E ti chiedo che emozioni hai vissuto dal campo. È stata una partita come prevedibile, con alti e bassi, senza un padrone fisso. Come l'hai vissuta in campo? È stata una partita entusiasmante, anche penso bella da vedere, perché c'è stato tanto muro difesa, c'è stato tanto spettacolo, quindi a livello di partita devo dire una partita bella da vedere. Sotto punto di vista tecnico-tattico è stata difficile, sapevamo che Cremona è una squadra che difende, ci ha dimostrato all'andata, ci ha dimostrato anche stasera, sono messe perfettamente muro difesa e ci ha messo anche un po' in difficoltà in ricezione, quindi insomma globalmente ci hanno messo in difficoltà. Noi da nostro canto siamo state brave a reagire all'ultimo set dopo aver lasciato il quarto e niente, a portare a casa il risultato. Direi che vi ho fatto un complimento anche per il fatto che comunque si sta vedendo che vi state amalgamando ancora di più rispetto a quella che era stata probabilmente la partenza del campionato. Stai vivendo questa sensazione di amalgama? Io quello che ho sempre detto è che, a parte che abbiamo fatto una crescita esponenziale dall'inizio, dalle prime partite, ma anche che non ho mai avuto dubbi su quello che sarebbe stato il nostro lavoro, nel senso che noi in palestra diamo tanto, nessuno tira mai indietro e per esperienza questo comunque porta dei risultati, porta anche solo a un miglioramento che adesso si vede e che vogliamo far vedere in tutto il girone di ritorno. Grazie mille Francesca, in bocca al lupo per il prosieguo del campionato. Poi, e viva il lupo.